chi lo conosce nella versione attuale farà fatica a leggere queste immagini. Qui vediamo delle casette che non ci sono più. L'antichissima costruzione ha oggi di fronte un palazzone moderno, una nota un po' stonata, in un accordo mal riuscito. Fate attenzione adesso. Oggi da questa angolazione, presa da via Paris, la curva che circonda il teatro che porta in piazza Verdi, vedreste via Irelli, che raccoglie via San Berardo. Il seminario nella foto si intravede appena dietro le mura in via di demolizione. Ecco una fase successiva dell'abbattimento. Il seminario, come vedete, è ben più visibile e comincia a suggerire quello che sarà l'assetto attuale dell'area. Di nuovo qui vediamo quelle case che un tempo erano tra il teatro e il grosso palazzo e che oggi non ci sono più. Largo San Bartolomeo, un piazzale fitto di case e casette, sembrò per qualche tempo così, un quartiere raso al suolo. Ma anche i calcinacci delle casette vecchie sono riusciti, grazie a questi fotogrammi, a passare alla storia. Poco più giù, lungo via Savini, si stava avviando quella trasformazione modernistica salutata allora con orgoglio, ma oggi sicuramente meno baldamente acclamata. Dove vedete la gru, sarebbe sorto di lì a poco il cosiddetto Palazzo Miliardo, che ospita oggi molti appartamenti, uffici e una decina di negozi. Prendeva il posto dell'antico Palazzo Bernardi, una delle famiglie più importanti dell'antica città. Se spingete lo sguardo più a monte, vi accorgete che non c'era nemmeno ancora il Palazzo Melasecchi, per la costruzione del quale si pagò un prezzo piuttosto alto, diremo non indifferente, in termini di lesa antichità. Ecco la stessa strada vista, diciamo, dal portale di Sant'Antonio, per capirci. Vi viene mostrato cosa c'era al posto dell'edificio che oggi invece ospita, tanto per intenderci, il negozio Regalcasa. Questo è proprio un documento. Guardando attentamente, capirete che siamo in Piazza Martiri. Questa catasta di macerie, tutte a terra, è quello che rimane dei famosi portici bassi. Anche questa immagine è un'occasione insolita per i nostri telespettatori, che finora avevano sempre visto in prospettiva parziale la facciata del teatro comunale. L'ingresso su Porto San Giorgio è qui ben visibile, con la possibilità anche di rapportare l'edificio all'altezza di un uomo. Al posto di questo palazzo ci sono oggi la standa e il nuovo teatro comunale. Se non fosse per l'ovvio indizio fornito dal campanile, riconoscereste la passeggiata più amata dei teramani? Della Topolino ci distrae dal diverso assetto strutturale di Corso San Giorgio. Dov'è la cassa di risparmio? E il Banco di Roma appare così come è oggi?
ricordate, la scorsa puntata vi mostrammo una foto di largo Porta Reale o Porta Madonna con un piccolo podio a strisce bianche e nere. In quel preciso istante evidentemente il vigile di turno si era momentaneamente allontanato. Eccolo qui invece, con la divisa chiara della bella stagione. L'arco, come vedete, è ancora in stile ventennio. Da un arco all'altro. So che questo particolare l'abbiamo mostrato più volte, ma qui la prospettiva merita attenzione. L'arco di Monsignore si vede chiaramente in tutta la sua estensione. Ai piedi della torre, che da questa ottica oggi vedete nuda, una piccola costruzione e le sue porticine di legno chiuse a chiavistello. Qui dove siamo? L'edificio non è diverso da ieri, anzi, qui era stato appena restaurato nella sua attuale versione. Ma è il contesto attorno che è un po' cambiato. Ci siete? È il palazzo che ospita la provincia, vista da Viale Mazzini, ossia da quelli che oggi chiamiamo familiarmente i Tigri. Forse qui non c'è granché da dire. È nell'insieme che l'area appare un po' diversa oggi. Siamo in Viale Bovio. Il palazzo del museo, a sinistra, mentre sulla destra intravedete che non doveva ancora esserci la chiesa del Cuore Immacolato, o perlomeno non doveva esserci ancora il cortile che la circondava. Questa longilinea costruzione, invece, ospitava il sanatorio Romualdi Alessandrini. Oggi è il reparto geriatrico dell'ospedale civile di Teramo, a Villa Mosca. Restiamo, per così dire, in periferia. Questo è Viale Crispi, che come potete constatare non appare drammaticamente diverso da oggi. Vedete però che ci sono dei lavori in corso e che probabilmente alcuni palazzi venivano ultimati proprio in quest'epoca. Da qui vedete la stazione. È un cartello della pompa di benzina che però al momento ancora non c'è.